Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Rangor, un gioco uscito a fine ottobre 2023. In Early Access avevano promesso ci sarebbe rimasto 4-5 mesi, è ancora in Early Access ma credo manchi poco. Costa 14,79€ ed è un gioco a combattimenti con le carte, ma nonostante l'Early Access è già in italiano. Lo proviamo insieme, è un gioco che punta molto sull'umorismo con una grafica molto molto particolare. Ora vorrei, se possibile, ricominciare la partita dall'inizio. Così almeno ci vediamo l'inizio. Allora, praticamente abbiamo il nostro omino qui. Ciao! Correre in avanti è figo, ma sai cos'è ancora più figo? Ad esempio, l'omicidio a sangue freddo. Le battaglie avvengono automaticamente, quindi non preoccupatene troppo. Però noi avremo le carte da giocare. Infatti adesso lui sta combattendo in modo del tutto automatico, ma a breve inizieremo a dare un'occhiata a quelle che sono le carte. Ok, questo è il mazzo maledetto, lasciate alcune carte, puoi sceglierne alcune per la prossima battaglia. Vedete che ci sono le carte di attacco, le carte di armatura. Ne prendo due, posso prenderne tre, ne prendo una di difesa e due di attacco. Quindi praticamente io adesso vado con questo combattimento. Lui ci aggiunge altre carte, quindi sempre carte di attacco con 4 danni. Trasforma i tuoi nemici in maschere di sangue. Sbriciola loro, le loro ossa, più sangue per il dio del sangue. Ok. Vedete che praticamente io posso trascinare la carta. Lui di base attacca in automatico, ma lo faccio attaccare io più velocemente usando le carte. Conferisce armatura, mi prendo ancora queste. Posso dargli armatura quando abbiamo il cono dei lavori in corso, ma va bene. Mi sono dato un po' di armatura. Ok, lui fa il suo attacco base più... Ok. Hai notato che la tua salute è migliorata? È dovuto al tuo artefatto iniziale. Ogni eroe ne ha uno. L'Early Access ha al momento 7 eroi su 15, quindi ci saranno... 15 eroi in totale alla fine, più location si andrà più avanti, insomma può essere interessante. Ora abbiamo una cosa molto interessante. Questo mostro è praticamente il boss mister Abbracci. Questo sacchiotto vuole mostrarti tutte le sue statistiche. Praticamente vedete che ti mutila se giochi una carta, si arrende dopo 5 secondi. Quindi praticamente io ho già provato, se uso una carta mi mutila e mi uccide. Praticamente io posso andare al lato dello schermo a vedere. Combatto contro questo boss, scelgo una carta, ma tanto io le carte qui non devo giocarle. Però lui si arrende dopo 5 secondi, quindi vediamo se effettivamente è vero. Lui sta subendo e poi si arrende, ok. Io invece avevo giocato la carta e mi aveva mutilato. Ora hai altri livelli da completare. Ciao, ciao. Ok. Sconfiggi 100 nemici, vabbè, qua abbiamo i perk classici. Ora andiamo avanti e vediamo il menu. Sono io, fermo di nuovo. Il tempo solo perché posso. Vuoi vedere qualcosa di meravigliosamente figo? Tradotto bene, ma penso sia degli italiani questo, perché dei Gamera Games, gli stessi di Alalot, credo, però non vorrei sbagliarmi. Fai clic qui. Oh mio Dio, guarda questa roba, tutta questa roba. Allora, praticamente abbiamo una moneta d'oro e possiamo comprare questo. Possibilità di indossare equipaggiamento solo per una moneta. È un furto. Va bene, compriamo questo. Sei ancora più pronto a uccidere. Ok, ciao ciao. Sono io praticamente che saluto. Vabbè, abbiamo preso l'equipaggiamento, quindi abbiamo 40% di danno in più. Non so, vedremo che abbiamo anche altre cose. Carte da gioco con numeri chiave. Smistamento delle carte. Ok, vediamo come funziona. Ok, questo è il cavaliere, ripristina punti salute dopo la battaglia. Ok, abbiamo la giungla, come prima. Una strada dimenticata in una foresta dimenticata. Nessuno ricorda dove porti. Guadagno previsto 58. Quindi proviamolo. Abbiamo applica marchio, che non so cosa sia. L'eroe attacca un avversario. Applico il marchio. E lo attacco. Ok, si va avanti. Qua c'è ancora un combattimento, poi c'è un punto di domanda. Allora, io, hai per caso trovato un capo di equipaggiamento? L'equipaggiamento è proprio come le carte, ma rimarrà con te fino alla fine del livello.
gli conferisce un effetto permanente, quindi non è affatto come le carte. Quindi praticamente aumenta l'attacco di 1, lo posso equipaggiare? Sì, equipaggiato. Cioè equipaggiato, l'ho preso più che altro, vedete che me l'ha equipaggiato adesso. Aumenta l'attacco di 1, ok. Quindi lo attacco, devo giocarmi bene le mie carte. Adesso mi metto anche un po' di corazza così mi difendo, perché è un po' una sorta di Darkest Dungeon, ma dove non combattiamo noi, cioè non abbiamo... Una di queste voci nella tua testa dice: questo gioco è troppo difficile, lascia che ti aiuti un pochino. Ripristini i punti salute al massimo, no, velocità d'attacco aumentata per 3 battaglie, più 1 danno, no, facciamo questo. È sulla sorta di, insomma, un AIDS, Hades detto anche, è un roguelike, insomma, vabbè. Andiamo avanti. Ce ne sono tantissimi di giochi, infatti il punto di domanda era la scelta di quello. Prendo le scarpe, aumenta l'attacco di 4 per un secondo, aumenta l'attacco per 5 secondi, raddoppia l'attuale armatura. Ah, questa andava usata col marchio. No, facciamo questa. Non abbiamo carte d'attacco, però aumentiamo l'attacco. L'armatura ce la teniamo magari per il boss. Ok, abbiamo la scatola. Questo temibile nemico non ha abilità. Ok, possiamo combattere. Allora, attacca un nemico, aggiunge armatura pari al danno. Aumenta i punti salute massimi. Sì, vabbè, ma una scatola, che danno vuoi che ci faccia? Vedete, abbiamo armatura 10. Ho usato la doppia armatura, ma avevo armatura 0, quindi sono stato un pirla. Giocata proprio malissimo questa. Comunque, artefatto, il guadagno di armatura aumenta al 100%. Avanti, prendo un artefatto. Tecnicamente dovrebbe resettarsi adesso. Comunque, attacca un nemico una volta e migliora ogni volta che la giochi. Ok, interessante. Attacca un nemico ed è una carta attacco molto utile. Applica un marchio. Ok. È mai finito? Ah no, va avanti. Ok, c'è la seconda parte. Piano 2 di 2. Ok, andiamo a finirlo. Attacca un nemico una volta e migliora ogni volta che la... No, ma ce lo dovremmo fare. Tutto questo. Attacchiamo con questo, ci dà una carta attacco. Attacca un nemico, applica il marchio. Applica il marchio, dà una carta che innesca il marchio. Ah, ok, ok, ottimo. Mi serve attacco, aumenta l'attacco. Ottieni berserk fino alla fine della battaglia e armatura, dai. Beh, ce la facciamo, no? Addio. Neanche così bene, adesso siamo a metà, quindi abbiamo... Improvvisamente scopri un talento unico, clonare le carte della tua mano con la tua sola forza di volontà. Pensa a destra, pensa a destra. Va bene, allora. Ogni attacco rallenta l'avversario del 20%. Abbiamo già una un'arma. No, non mi interessa. Prendiamo il marchio... Raddoppia la tua armatura, raddoppia la tua armatura. Così ce la giochiamo un po' per volta. Allora, armatura, raddoppiala, raddoppiala. Cacchio, abbiamo 120. No, berserk non mi serve. Aumenta l'attacco 5 secondi. Ok, abbiamo una... Il pacchetto, scegli una carta. Aumenta l'attacco 5 secondi, raddoppia la tua armatura, attacca un nemico da una carta attacco, ottimo. Ma si può mettere in pausa, però. Abbiamo la scatola. Allora, dobbiamo dare... Marchia al nemico. Marchia al nemico. Potenzia l'armatura. Raddoppia l'armatura. Raddoppiala, raddoppiala. Attacca 5 secondi. Bisogna essere velocissimi qui. Facciamo un botto di danno. Qui mi dà una... Dovrebbe... Le uso tutte a cazzo. Ho vinto, comunque. Sconfiggi 100 nemici. Ne abbiamo sconfitti 12. 15 goblin. Ne abbiamo sconfitti 2. Va bene, dai. E abbiamo sbloccato giungla, cimitero, fogne. Però possiamo tornare anche indietro. E qua che cosa possiamo fare? Abbiamo gli artefatti. Ah, ok. Quando raggiungiamo 1000 di armatura, 10.000. Abbiamo fatto 120. Sblocchiamo l'artefatto. Le pozioni non le abbiamo. L'oro ce lo darà quando otterremo questi risultati. E gli eroi li otterremo una volta che avremo ucciso 5 boss e avremo un altro eroe, quindi non partiremo più con questo cavaliere. Qua abbiamo 58. Smistamento delle carte. Sarebbe il caso, me le divide perlomeno.
Anche questa è bella. Vabbè, prendo questa. Ulteriore scelta di carte. Ok, la potenzio 2 e va bene, dai. That's it. Ok, qua siamo usciti dal menu, ho sbagliato. Allora, avanti. Possiamo andare al cimitero? Guadagno previsto 90. Ok, vediamo. Vediamo come funziona. Andiamo abbastanza veloci. Applico il marchio. Metto anche un po' di armatura, non si sa mai. Che poi l'armatura non ho visto se mi rimane tra un turno e l'altro, perché... Allora, non abbiamo più armi, quindi dobbiamo prenderle. Conferisce armatura. Mi serve qualcosa... Allora, il marchio... è questo. Allora, marchio il nemico con questo. E uso questo. Quindi lo attacco due volte. È tosto questo, eh. Lascia banane dopo la morte. Ok. Ah, ci ha lasciato banane. Aumenta l'attacco per 4 secondi. Ha incontrato il Lich, re di tutti i morti, in una cripta raccapricciante. Organizza un tea party, finge di essere un venditore porta a porta. C'è questo. Il Lich, re di tutti i morti, ha comprato quello che stavi vendendo. Top. Ottieni dell'oro. Ok. Adesso. Attacca. Attacca. Aumenta la velocità di attacco. Ok. Questo dovrebbe essere abbastanza. Aumenta la velocità di attacco, che almeno lo tiriamo giù subito, dato che è debolissimo questo. Perfetto. Boss Gargoyle. Aumenta i punti di salute. Attacca un nemico se marchiato. Prendiamo anche il marchio. Non ce le divide le carte. Vabbè, attacca questo. Se è marchiato, attacca un'altra volta. Aumento la velocità di attacco. Aumento l'attacco. Attacchiamo ancora. Attacchiamo ancora. E lo battiamo. Artefatto. Garantisce il 50% di probabilità che un attacco sia critico. Ottimo. Dona rinascere il 50% una volta. Ok. I bersagli marchiati subiscono il 50% di danno aggiuntivo. No, questo. 50% che sia critico è tanta roba. La padella ce l'abbiamo già. Attacca e stordisce il nemico. Facciamo attacco di danno all'armatura 4 secondi. Da armatura. Vabbè, dai, prendiamo questo e vediamo. Piano 2 di 3. Quindi sono 3 piani questo. Ok. Attacca e stordisce il nemico. Applicherei anche il marchio, ma non ha senso. Mi applico un po' di armatura. Tanto abbiamo il critico al 50%, quindi possiamo fare un ottimo danno. Ha incontrato il Lich? No, organizza un tea party. Ha gradito compagnia e ti dà un po' del suo potere. Ah, ok. Che potere mi ha dato? Aumenta il danno di 1, ok. Allora, mi serve danno, mi serve danno. Attacca un nemico, danno a carta attacco. Attacca un nemico, applica il marchio. Ottimo, così ce l'ho già. Ottieni Berserk. No, 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 questo. Che non le ho, le scarpe. Abbiamo più protezione. Ok, vabbè, attacca una lapide. Penso che sia una cosa abbastanza semplice. Ah, ma c'era la sorpresa. Tanto recuperiamo il 20% di punti vita a fine turno. A fine combattimento, quindi. Allora, vediamo un po'. Attacca un nemico, se è marchiato, attacca un'altra volta. Attacca un nemico, aggiunge l'armatura. E se un nemico... Ah, sono molto più vari adesso, grazie al perk che ho preso prima. È molto bene. No, me li tengo per il boss, tanto questo qui va giù facile. Cioè, io non sto cliccando nulla, fa tutto da solo, io guardo. Però forse dobbiamo intervenire. No, ok. Raddoppia i danni ad ogni attacco. Va tirato giù subito sto boss qui, il lupo. Allora, l'eroe attacca un avversario. Se è marchiato, dobbiamo marchiarlo. Applica marchio. Dà una carta che innesca il marchio. E poi Berserk. Ok. Via, questo. Innesca il marchio. Non c'è neanche pausa, quindi devo andare un po' a cazzo. Dare una carta attacco, attacchiamo. Ok, ce l'abbiamo fatta.
L'artefatto aumenta il danno di 12. Non guardo neanche le altre, voglio far più danno. Aumenta l'attacco per 5 secondi. Abbiamo l'elmo, che abbiamo già. Conferisce armatura. Dà una carta armatura. Ok. Si scende al terzo e ultimo piano, dove dovremmo concludere il livello del cimitero. Abbiamo un sacco di roba, ma non si può mettere in pausa. Non si può mettere in pausa. Proteggiti con un po' di armature, perché dobbiamo marchiare. Merda, lo facciamo la prossima volta. Dobbiamo marchiare questo più questo. Allora, marchio. Aumenta la velocità d'attacco. Quindi diamo il marchio, poi prendiamo questo. Marchio. Prende armatura, che era marchiato. Non ce l'ha data l'armatura. Derubi il custode del cimitero. Prendi le carte. Prendo la pala. Che non so cosa farmene. Ah. Ok. Luce stellare. Continua. Ok, abbiamo preso carte gratis. Dai, che andiamo verso la fine. Doppia la tua armatura, che è sempre comodo. Attacca un nemico. Ottieni Berserk. Poi dobbiamo imparare a riconoscere queste carte, perché è una tragedia, se no. Applica il marchio. Oh, boss zombie. Resuscita con statistiche inferiori. Ok. Raddoppia la tua armatura. Conferisce l'armatura. No. Aumenta l'attacco per 2 secondi. No, è troppo poco. Attacca un nemico una volta e migliora una volta che la giochi. Vabbè, dai, prendiamo anche quella. Il boss. Applica il marchio. Raddoppia la tua armatura. Cazzus. Aumenta l'attacco per 2 secondi. Invece è morto. Resuscita con statistiche inferiori. Lo attacco e applico il marchio. Berserk, dai. Nuova armatura. Raddoppia la tua armatura. Ok. Abbiamo preso altri soldi, tanti soldi. Hai sbloccato un eroe. Affamato. Ok, abbiamo ucciso 5 boss, quindi abbiamo sbloccato un eroe. Perfetto, e ora il mondo sta andando avanti. Allora ragazzi, questo Rangor è davvero figo, fighissimo. È già in italiano, non che ce ne fosse realmente bisogno, ma sempre da apprezzare una scelta del genere. Ringrazio gli sviluppatori per avermi permesso di fare questo video, di portare questo gioco. Fatemi sapere anche voi se ne siete intrigati quanto me. E con questo vi saluto, vi ringrazio e vi mando un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!